Signori, benvenuti in una nuova puntata della Project Ozone 3. Allora, ragazzi, nella scorsa puntata abbiamo praticamente fatto la Lorecraft solo ed esclusivamente per poterci sbloccare il bellissimo cristallo del potere della Mystical Agriculture. E l'Applied ovviamente decide di farmi esplodere il mondo. No, 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 non è così grave. Master Infusion Crystal. Quindi, tipo, tutti questi li possiamo anche buttare, che non ci servono più. Per niente, non ci siamo proprio più. Ormai, ragazzi, abbiamo questo che ha usi illimitati e quindi siamo molto più felici e contenti. Allora, ragazzi, oggi che cosa volevo fare? Innanzitutto volevo farvi vedere questa cosa qua, dove stiamo praticamente storeggiando tutte le cose che provengono dalla Twilight Forest, anche forse qualcosa in più. Praticamente, ragazzi, io sto decidendo se fare una cosa oppure un'altra. Anzi, facciamo quello che avevo intenzione di fare per primo, ovvero il Quantum Ring, che si fa con un Energy Cell, dei processori e un Dense Smart Cable. Mamma mia. Oh, cacchiarona. Quindi mi servono questi cavetti qui. Poi questa cosa qua, che spero si faccia in modo semplice, sì, e poi questo che praticamente si fa tramite una singolarità, quindi innanzitutto dobbiamo fare questo che si ottiene dal Matter Condenser utilizzando un 64 in-memory storage component, quindi devo fare uno di questi innanzitutto, spero di poterlo fare, spero di avere abbastanza processori per poterlo fare. E infine il 64K, quindi è stato abbastanza semplice. Poi ci serve un Matter Condenser, che però mi serve purtroppo la Fluix Dust. Prendiamo. Ah, ecco cosa possiamo prendere adesso: la Manufactory, quell'oggetto che abbiamo fatto nelle scorse puntate. Lo accetti, quindi non so se poi funzioni. Sì. La funzi. E abbiamo un Matter Condenser. Ora col Matter Condenser noi lo mettiamo qua. Mettiamo anche il 64, no, destroy item into singularity. Andiamo a prendere un cobblestone generator, anzi ne prenderemo due. Ma nessuno mi vieta di farne di più. Ok, ci vorrà un po' di tempo, nel frattempo facciamo un'altra cosa. Ci servono altre cose prima di tutto. Singularity, ci serve l'Ender Dust, ecco qua nel Manufactory con l'Ender Ingot. L'Ender Ingot si ottiene. Allora, se vuoi il Resonant Ender, io ti posso prendere questo, poi l'Ingot Cast e questo. Facciamo così. Poi mettiamo questo qui, l'Ingot Cast, questo Heat and Conduit. Inserisci, estrai, poi questo, inserisci. E estrai. Ora qui dovrebbe farsi il bellissimo Ender Ingot, perfetto, con cui noi attraverso un Manufactory possiamo fare l'Ender Dust. Very good. Quindi Energy Cell a me ne servono 16. Ok, perfetto. Quindi andiamo a fare i Dense Cable. Per fare i Dense Cable ci vogliono i cable normale più la lana, e andiamo a fare questi. Poi con questi, tu vuoi dance questi? Ok, perfetto, te li butto dentro e mi fa il piacere di ah no, mi servono logic processor, andiamo a fargliene fare un pochettino. Mi aprono questi 25 logic processor, poi mi servivano anche gli engineering, ne ho 31, dovrebbero bastare. Sì, a voglia, tanto ce ne servivano pochissimi. Andiamo a fare queste, le butto dentro, vediamo se me ne escono 16 o se mi manca qualcosa. No, escono perfettamente, perfetto. Quindi andiamo a fare, no? Fluix, mettimi questi qua normali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E andiamo a fare due di queste, 1 e 2. Very good. Poi mi serve un energy acceptor, assolutamente. Quindi energy acceptor, poi mi servono dei cable, uno stack di questi e poi uno storage bus, che per culo ce l'ho già. Poi
Perfetto. Quindi vediamo. Tu vorrai 500 anni prima di poter fanculo, darmi la singolarità, va bene. Allora, in realtà io lo vorrei mettere tipo qui sopra. Potrei anche in realtà metterlo qua al centro, in modo che tanto ormai quel crafting lo manderemo verso giù. Oppure faremo un altro quantum ring in modo da mettere il crafting, come si chiama, crafting coso, da un'altra parte. Ok, tu dovresti funzionare, ovviamente gli manca la singolarità, e andiamo nella nuova zona dei portali. Ecco qua ragazzi, ve l'ho promesso e ovviamente ve l'ho fatto off camera, ovvero tramite il draconium che abbiamo ottenuto dalla Twilight Forest ho fatto questi dislocator in modo da poter teletrasportarmi senza nessun tipo di problema e senza ovviamente spawnare portali a manetta da a destra e manca. Ok, siamo nella Void Dimension. Ora se io metto il ciccio puzzo qui, no, così, poi gli mettiamo questa al centro, poi gli mettiamo i cable così e lo storage bus qua con priorità ovviamente 5000, cioè nel senso che se io prendo delle essenze e le metto dentro l'applied, loro andranno qui dentro in automatico. Questi dovrebbero essere bloccati, ma no, fermo. Facciamo locked, in modo che non metta per sbaglio gli oggetti. E finalmente una singolarità, mamma mia ragazzi, fatemi smontare tutto questo accrocchio, perché ovviamente magari tipo lo metteremo, lo piazzeremo da un'altra parte. Però per adesso lo buttiamo giù, perché non, magari mi fa laggare o cose del genere. Allora dobbiamo creare un'esplosione, però anziché utilizzare una TNT usiamo questo Creeper Trophy, che praticamente fa la stessa identica cosa senza bucarmi il pavimento. Quanto abbiamo fatto? Ok, perfetto. Tanto poi in ogni caso finito di fare di suonare, quindi possiamo riattivare i suoni. No, così, quindi disattiviamo questo, ti devo buttare questo qui, olè, e otteniamo due singolarità. Ragazzi, queste singolarità sono linkate, sono fatte apposta per quello, perché una ovviamente va in un quantum ring, ve lo dico perché ovviamente non potrete usare una quantum entangled singularity cercando di linkare un'altra quantum che non è stata ottenuta nella stessa esplosione. Quindi voi dovete mettere dovete utilizzare A2A2 e ovviamente le due che avete ottenuto tramite un'esplosione. Quindi andiamo nella Void Dimension, quindi qui dentro andiamo a buttarci l'altra quantum singularity e adesso dovremmo riuscire a vedere le essenze anche dal nostro mondo senza dover andare a fare andare e rivieni per poter prendere le varie essenze. Essence, olè, alla grande ragazzi, alla grande. Allora, tra l'altro abbiamo anche l'Inferium Essence, quindi volendo possiamo fare anche i vari blocchi, e con i blocchi tramite la bellissima Master Infusion Crystal possiamo ottenere i blocchi di Prudentium. Io ne farei un pochettino e poi mi fermerei, giusto per, perché oggi ragazzi faremo i semi tier 2, però ovviamente li porterò 10-10-10 off camera, perché non ha senso che ve le faccia vedere mentre le faccio, ovviamente, mentre li porto a 10-10-10. Allora andiamo al tier 2 seed, quindi ci sono i fire seed, quindi i crafting seed mi servono. Allora vediamo un po', tier 2 crafting seed, fammi uno di questi, anzi fammene un paio, giusto uno stack, poi mi fai uno stack di questi e poi mi fai mano a mano te li faccio, quindi 10. Andiamo a fare i 5 seed, very good. Poi i die ci servono assolutamente, 1, 2, 3, 4, grazie.
andiamo a ottenere i Dai Seed, i Nether Seed, con cui possiamo anche fare una cosa molto carina, ragazzi, vedremo poi, ve lo faccio vedere subito, anzi, no, forse nella prossima puntata, anzi, facciamo così. I Pig Chunk, allora, i Pig Chunk ci servono i Chunk, ovviamente, che però, dov'è la Solarium? Solarium, no, com'è che si chiama? Solium. Non ho la Solium Sword. Ma sei serio? Quindi posso droppare tipo due volte il drop dei mostri. Ma veramente? Non mi stai prendendo per il culo, vero? Quindi noi volendo adesso possiamo fare una, essenzialmente una cosa, no? Spawner. Abbiamo il Resturbed di zombie. Perfetto, capita proprio a fagiolo. Mechanical User. Se non sbaglio, ci sono gli Anvil. No, cazzo, non ci sono. Ah, porca puttana. Non posso riparare l'oggetto. Allora, forse però c'è Repair. Vediamo se possiamo riparare. Item Repair. Ma non ho questi. Diamantine. Sì, ho quello normale, ma non ho quello empowerato. Tu dovresti generare 16 e tu dovresti spawnarmi gli zombie. Che palle. Vabbè, vediamo se mi li spawna. Ok, ragazzi, abbiamo ottenuto un bel po' di chunk. Tra l'altro, ora mi sta venendo in mente un'idea. Che se funge, ma dovrebbe funzionare. Furnace. E se io ti faccio così, dovrei avere... Ok, perfetto. Sì, cazzo, me li ha raddoppiati. Buono, 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 buono. Perfetto. Allora, abbiamo tier 1, tier 3, tier 4. I tier 3 e i tier 4 li lasciamo così come sono, perché tanto ormai a noi ci servono i tier 2 seed. Quindi, big seed. Ci servono... Ah, prima devo fare i tier 2 però, chunk. Sto dimenticando. Tieni, tanto tier 1 non ci servono più. Andiamo a fare i pig chunk 1, 2, 3, 4. E abbiamo i pig seed. Poi i chicken chunk, chicken seed. Poi i cow seed, andiamo a fare i cow seed. Poi gli sheep. Poi gli slime, slime seed. Silicon seed, ovvio. Quindi sulfur seed, non li ho fatti. Quindi aluminium brass che non abbiamo, ma non dovrebbe essere complicatissimo da fare. Facciamo prima gli alluminium, poi copper, facciamo i grains of infinity assolutamente, andiamo a recuperare i grains of infinity che sono qui, grains of infinity seed, mystical flower che vuole qualsiasi mystical flower, però noi non abbiamo mai fatto la bottania, quindi ci serve il mystical e... com'è che si chiama? No, il floral fertilizer. Floral fertilizer che si fa con i bright crystal, ho visto. Dov'è? Ah, dov'è? Me ne sono persi. Dai seed, copper, aluminium brass, mystical flower. Mi serve questo Bright Crystal, che ci serve la Research Light. Che palle, Light Yagami. Allora, Lordcraft, prendiamoci questo e questo. Andiamo a fare il Light Research, che l'è bloccato. Vabbè, per ora lo lasciamo perdere. Quindi siamo arrivati a Mystical Flower, Marble Seed e Basalt, che abbiamo già, dovremmo averli, Basalt, eccoli qua. Perfetto ragazzi, abbiamo fatto i Tier 2 Seed, abbiamo fatto anche il Quantum Ring della Applied Energy Sticks, quindi nella prossima puntata ovviamente avremo già tutti questi semi 10-10-10 e ovviamente avremo già gli Harvester pronti a prendere tutte le essenze. Per il momento è tutto ragazzi, io sono Matt, ci vediamo alla prossima puntata.